La difesa di Massimo Bossetti vuole nuovi esami sulle DNA trovato sugli abiti di Yara Gambirasio. L'accusa invece ha ricostruito minuto per minuto gli spostamenti del muratore di Mapello, che il pomeriggio dell'omicidio non sarebbe stato sul posto di lavoro. Via libera alla fecondazione eterologa in Lombardia, ma solo per le coppie eterosessuali in cui un coniuge abbia certificata la sterilità. Inoltre dovranno sborsare 3.000 euro. Il sistema sanitario non coprirà alcuna spesa. In Toscana costa 500 euro. Ed è un emendamento del Jobs Act, la disposizione che permette anche in Italia, dopo Francia e Germania, di cedere al collega che deve assistere un figlio gravemente malato le ferie non godute, un welfare aziendale perché il posto di lavoro sia anche una comunità sociale. Sono state depositate le conclusioni della perizia per capire le cause della morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nel marzo scorso, mentre era bloccato faccia a terra dai carabinieri. Aveva un'intossicazione acuta da cocaina, ma i militari lo tennero fermo impropriamente, costringendolo in una posizione che favorì l'asfissia. Un colpo di pistola partito per aggredire volontariamente o per difendersi. Si apre una nuova strada nell'inchiesta sulla sparatoria a Roma prima della finale di Coppa Italia, dove venne colpito il tifoso napoletano Ciro Esposito. L'ultraromanista Daniele De Sanctis, secondo i legali, avrebbe agito per legittima difesa. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronaca. Dunque ci sarebbe un nuovo tassello nel caso dell'omicidio di Yara Gambirasio. I carabinieri delle Rosse e i poliziotti dello SCO hanno ricostruito gli spostamenti di Massimo Bossetti, al momento l'unico indiziato per la morte della ragazzina, il giorno della scomparsa di Yara, proprio per verificare se quanto detto dal muratore di Mapello corrisponda al vero. Ebbene, quel giorno, il giorno della scomparsa, Bossetti non era al lavoro, non era cioè al cantiere. La prima volta che aveva risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari, due giorni dopo l'arresto del 16 giugno, Massimo Bossetti aveva detto che il giorno della scomparsa di Yara Gambirasio, il 26 novembre del 2010, era al lavoro in un cantiere di Palazzago. La sera l'aveva passata a casa, in famiglia, una serata come tante altre. A luglio, nel secondo interrogatorio di fronte al PM, dopo il silenzio nel primo confronto con l'accusa, Bossetti ricostruisce meglio gli spostamenti di quel giorno di novembre. Racconta di essere stato in cantiere solo la mattina, nel pomeriggio ha portato il furgone da un meccanico, poi è stato da un falegname, dal suo commercialista e infine è tornato a casa. Particolari rivelati oggi dai legali del muratore di Mapello, dopo che il Corriere della Sera questa mattina riportava la notizia che per gli inquirenti invece il presunto assassino di Yara al lavoro quel giorno non si era visto. Se davvero i tabulati dovessero dimostrare che Bossetti quel pomeriggio non era al cantiere dove era stato in mattinata, ma nei punti da lui indicati, dicono i legali, il suo racconto sarebbe ancora più avvalorato. Certo non era in cantiere ma occupato in attività inerenti il suo lavoro. 3 mesi sono passati dall'arresto di Bossetti, quasi 90 giorni passati dagli uomini del ROS, dei carabinieri e dello SCO, della polizia, a setacciare i tabulati telefonici, le immagini delle telecamere di sorveglianza, ad ascoltare i colleghi di lavoro, i commercianti di Brembate, da cui Bossetti non ha mai negato di passare per far ritorno a casa, per andare dal commercialista o al centro d'abbronzatura. Passaggi in quelle vie che si sarebbero intensificati nei mesi precedenti la scomparsa di Yara, per l'accusa forse la traccia di un pedinamento. Il suo furgone cassonato è stato immortalato da diverse telecamere di sorveglianza, una di fronte alla palestra, un'altra di una banca in fondo alla via di casa Gambirasio, un'ora prima della scomparsa della tredicenne, e poi l'ultimo segnale del cellulare di Bossetti che agganciava la cella di Mapello in quello stesso arco di tempo. È una ricostruzione precisa di tutti i movimenti del presunto assassino di Yara, non solo quel 26 novembre 2010, ma anche nelle settimane precedenti la sua sparizione, quella su cui hanno lavorato polizia e carabinieri. La relazione tecnica nelle prossime settimane finirà sul tavolo del pubblico ministero. Letizia Ruggeri ha tempo fino al 16 dicembre per chiedere il giudizio immediato per Bossetti. Sarà complicato per i suoi difensori demolire la prova schiacciante del DNA dell'uomo mischiato a quello di Yara. Questa mattina hanno ripresentato la richiesta di scarcerazione dopo che ieri il GIP ha dichiarato inammissibile il primo deposito, un errore procedurale. Non l'avevano notificato anche i genitori di Yara.
E adesso anche in Italia, come già avviene in alcuni paesi europei, chi ha ferie avanzate dagli anni precedenti può donarle ad un collega che ha gravi problemi familiari, come un figlio gravemente malato da accudire. Questo vale sia nel settore privato che nel settore pubblico ed è una iniziativa vista con favore sia dalle aziende che dai sindacati. Regalare giorni di ferie avanzate dagli anni precedenti a colleghi con gravi problemi familiari, come un figlio gravemente malato, ora si può anche in Italia, dopo Francia e Germania. Sono le cosiddette ferie solidali, inserite nell'emendamento del Job Act, approvata all'unanimità dalla Commissione Lavoro del Senato, una proposta avanzata dai senatori della Lega Nord e che rappresenta un passo avanti verso la riforma in materia del lavoro. A qualsiasi dipendente, sia del settore pubblico che di quello privato, verrà dunque consentito di donare giorni di riposo in eccesso a colleghi che ne abbiano bisogno per assistere da vicino un figlio con gravi patologie o handicap. Il nuovo testo approvato rappresenta una svolta, dice il relatore e presidente della Commissione Lavoro del Senato Maurizio Sacconi. Non è più solo un gesto di grande civiltà, infatti secondo l'ex ministro del lavoro nel governo Berlusconi, con questo emendamento si va verso un'idea di impresa intesa come comunità di persone, via libera gradito anche a sindacati e aziende. Una cosa di questo tipo identifica ancora di più il lavoratore verso l'azienda che consente questa cosa. Teniamo conto che poi nelle aziende la cosa più importante è il capitale umano, perché va bene gli impianti, va bene il capitale sociale, ma se la gente non lavora fidelizzata con determinazione, le aziende non vanno bene. Il riconoscimento per legge non vuole, secondo me, l'interpretazione corretta non deve essere quella di dire vogliamo mettere per legge e come dire, sancire la generosità dei colleghi, ma creare le condizioni affinché anche l'imprenditore che governa il sistema produttivo possa riconoscere che l'erogazione delle ferie dei colleghi possono essere usufruite da chi ne ha problemi. In Francia si chiama legge Matisse. Il nome è il ricordo di un bambino di 10 anni malato di tumore. I colleghi del papà, che aveva esaurito tutte le sue ferie e i permessi per curarlo, organizzarono una colletta di giorni di riposo arretrati per permettergli di stare accanto al figlio fino all'ultimo. Ma anche in Italia c'è stato un precedente. In Toscana una donna, conducente di autobus in provincia di Pisa, che aveva terminato ferie e permessi a causa di una grave malattia, si è vista regalare dai suoi colleghi oltre 250 giornate retribuite che le hanno permesso di curarsi fino al suo rientro la primavera scorsa, in un periodo di grave crisi per il nostro paese, in cui le risorse per il welfare pubblico sono sempre meno. Qualcosa sembra muoversi nel secondo welfare, ovvero quello nazionale, proprio come accaduto in Germania. È il welfare aziendale più praticato e più incisivo, però dove c'è un discorso col sindacato che è obiettivamente leggermente diverso dal nostro, anzi diverso dal nostro. Loro si rendono conto, loro sindacato si rendono conto dei bisogni delle imprese, il sindacato va nel consiglio di sorveglianza e in consiglio di amministrazione, è una cosa molto importante, condivide le scelte che l'azienda fa. Da noi io spero che il governo riesca a fare quello che hanno fatto loro una decina d'anni fa. Non solo ferie solidali. Tra gli emendamenti approvati ieri in Commissione Lavoro del Senato ci sono anche i contratti di solidarietà più semplici ed espansivi da estendere anche alle aziende che momentaneamente non possono accedervi. Ma non è tutto. Il governo stringe i tempi sui servizi pubblici e privati per l'impiego remunerati in base al risultato, sul contratto di ricollocazione per i disoccupati, sulla lotta alle dimissioni in bianco e la revisione delle norme per il collocamento dei disabili. In attesa di una svolta c'è anche la tutela di quei lavoratori malati gravi che oggi a causa delle loro condizioni di salute rischiano di perdere il posto di lavoro. Nel nostro telegiornale abbiamo seguito i funerali a Napoli di Davide Bifolco, il ragazzino ucciso da un proiettile sparato da un carabiniere durante un inseguimento. C'era anche la madre di Ciro Esposito, lo ricorderete, il tifoso napoletano rimasto ferito e poi morto dopo 55 giorni durante gli scontri di Tor di Quinto a Roma prima della partita di Coppa Italia Fiorentina-Napoli. Anche la mamma di Ciro chiede giustizia, soprattutto alla luce della perizia dei carabinieri delle RACIS, secondo cui il tifoso romanista De Santis, che è accusato di omicidio volontario, sparò ma dopo essere stato ferito.
Legittima difesa per i legali di Daniele De Santis, la tesi che ora porteranno avanti alla luce della nuova perizia del RACIS, secondo la quale Gastone, come viene chiamato l'ultraromanista, quella sera del 3 maggio scorso, prima della finale di Coppa Italia, avrebbe fatto fuoco in direzione dei tifosi del Napoli dopo, si dice chiaramente nella perizia, essersi accasciato a terra, sopraffatto dagli aggressori e sanguinante. Una ricostruzione che assume un'importanza fondamentale. De Santis sarebbe stato dunque aggredito per primo, 4 ferite lineari di 1 centimetro ciascuna. Una versione che si discosta da quella tracciata fino ad ora e che lascia nello sconcerto i familiari del ragazzo ucciso. Sono cose senza fondamenta, non hanno fondamenta le cose che hanno detto, perché contrastano ciò che noi abbiamo visto nei video, contrastano le testimonianze che hanno dato le persone, quindi secondo me non c'è nulla di fondato. Ieri si è riaperta una ferita e praticamente quando ti vogliono ribaltare le cose sì, mette tristezza, malinconia e pure rabbia. Gli inquirenti stanno cercando gli altri tifosi partenopei, sarebbero almeno una dozzina quelli che avrebbero partecipato agli scontri subito dopo l'assalto all'autobus dei tifosi del Napoli da parte di De Santis e di altri 4 ultra di estrema destra già identificati. Appena le condizioni di salute lo consentiranno, i PM napoletani vogliono interrogare l'ultraromanista ancora ricoverato in ospedale per le ferite alla gamba riportate durante la rissa. L'uomo, che finora si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, dovrà prima o poi fornire la sua versione dei fatti. Per la procura il quadro accusatorio però non si sposta di una virgola. La posizione di De Santis, accusato di omicidio volontario, al momento non cambia. Nessun attenuante allora per quei colpi di pistola sparati contro i tifosi napoletani e che hanno ucciso Ciro Esposito. Per il legale della famiglia è una ricostruzione, quella delineata dal RACIS, contraddittoria, azzardata e priva di alcun presupposto probatorio, che non trova riscontro in nessuna testimonianza, in nessun video della reale scena del delitto. In realtà è più logica e verosimile, ha dichiarato, una ricostruzione che vede il De Santis sano e integro, in grado di mirare perfettamente per sparare con i guanti trovati macchiati. Ma il giorno decisivo sarà il prossimo 24 settembre. Davanti al GIP, accusa e difesa discuteranno di quelle perizie per chiedere altri accertamenti. Da questa vicenda tragica e drammatica, triste, vorrei che venisse fuori qualcosa di bello non solo per questa Scampia, per la nostra città, ma possa venire fuori qualcosa di bello per tutta l'Italia, per tutto il mondo, affinché nel calcio, nel tifo del calcio ci sia più amore, ci sia più solidarietà. E questo comunque il messaggio della madre di Ciro, che ancora una volta chiede giustizia, non vendetta, e ancora una volta invita alla non violenza fuori e dentro gli stadi. Oggi il ministro della Salute Lorenzin è intervenuta sull'eterologa. Il prossimo passo del governo sarà una legge del Parlamento, ha detto il ministro. Sapete che alcune regioni hanno deciso di fare da sole, dopo la sentenza della Corte Costituzionale. La Toscana fa da apripista, le coppie pagheranno il ticket di 500 euro, ma altre regioni come la Lombardia hanno scelto strade diverse. In Toscana 500 euro di ticket, in Lombardia 3.000 euro gratis, in Emilia-Romagna. L'Italia è quanto mai divisa e diseguale per quanto riguarda la possibilità di accedere ai trattamenti per la fecondazione eterologa, quella con ovulo e gamete esterni alla coppia, cui ha dato il via libera la sentenza della Corte Costituzionale il 9 aprile scorso. Le regioni hanno deciso di tenere una linea comune nell'applicazione, ma con ampi margini di discrezionalità, e così la Lombardia, con la delibera approvata oggi dalla Giunta a maggioranza Forza Italia e Lega, è l'unica regione che non è riuscita a trovare in bilancio risorse per sostenere le coppie sterili, lasciando il trattamento completamente a carico dei pazienti. Ha vinto la linea dura dei cattolici del centrodestra e della Lega, che già 10 anni fa con Umberto Bossi tuonava in materia. Le donne lombarde le fecondiamo noi col metodo tradizionale. Oggi Enrico Rossi, presidente PD della Toscana, commenta: c'è chi include e chi esclude, ecco la differenza, destra e Lega non cambiano.
non ci viene rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale il costo che dovremmo assumere a favore di questa pratica e quindi in attesa che lo riconosca il livello nazionale noi consentiremo che venga praticata ma a carico di coloro che lo richiedono. Con la scusa del sostegno economico qui in Regione Lombardia c'è un pregiudizio ideologico rispetto all'accesso alla fecondazione eterologa. Potranno accedere ai trattamenti in Lombardia le coppie in cui solo uno dei partner è affetto da sterilità assoluta e certificata da medici. L'irreversibilità esclude le tante coppie che da anni si sottopongono a trattamenti senza riuscire a portare a termine il loro sogno. Sono paletti già fissati dalla sentenza della consulta, la sterilità, l'infertilità permanente, assoluta, quindi sono paletti che sono già previsti, l'età di coloro che lo richiedono. Sinceramente io non comprendo che cosa vuol dire irreversibilità, chi compilerà questo certificato, perché sarà necessario un certificato di irreversibilità e anche questa è una differenza con quanto sancito dalla Corte Costituzionale, con quanto sancito dalle linee guida. I portatori di malattie genetiche trasmissibili non sterili saranno esclusi, come prevedono le linee guida nazionali. Al Policlinico di Milano sarà istituito un registro dei donatori. Noi ne faremo uno regionale, lo faremo sotto la tutela del Policlinico di Milano, però serve una tutela di un regolamento, o meglio un registro di carattere nazionale per poter sapere dove vanno i donatori, dove donano, quanto donano. In Lombardia invece resteranno gratuiti i trattamenti per la fecondazione omologa, quando cioè gameti e ovuli sono della coppia. È proprio questa la regione dove vengono effettuate più omologhe e con la maggiore quantità di successi, tanto che negli ospedali milanesi arrivano coppie da tutto il paese. Ma chi vorrà invece sottoporsi all'eterologa continuerà probabilmente a partire verso quegli stati dove ci sono meno restrizioni o forse verso altre regioni italiane, dove la spesa sarà alla portata del suo portafogli. Altre novità arrivano dalla perizia sulla morte di Riccardo Magherini, l'ex calciatore delle giovanili della Fiorentina, morto nel marzo scorso a Firenze dopo essere stato fermato da una pattuglia di carabinieri. Come sapete ci sono 11 indagati, 4 militari e 6 sanitari. L'asfissia è stata una delle cause della morte dell'ex calciatore Riccardo Magherini, secondo i consulenti tecnici della Procura di Firenze, che su quella morte indaga. Un'alterazione importante della dinamica respiratoria è stata tra le concause del decesso, insieme agli effetti dell'assunzione di cocaina, scrivono i due esperti. I periti dovevano rispondere a domande che, a 6 mesi da quel tragico evento, erano ancora senza risposta. Individuare, si legge nella consulenza, le cause della morte di Riccardo Magherini, i mezzi che la produssero, il tempo in cui è avvenuta e la possibile dinamica che l'ha determinata. Le operazioni di contenimento dei carabinieri che la notte tra il 2 e il 3 marzo fermarono l'ex calciatore delle giovanili Viola in una strada del quartiere San Frediano di Firenze sarebbero state fatali per il quarantenne che aveva dato in escandescenza in preda al delirio causato dalla pesante assunzione di droga. Gli effetti della cocaina che avrebbero reso il soggetto agitato ed aggressivo sarebbero stati fondamentali, ma, ricordano i due consulenti, già nel corso dell'autopsia si osservavano i segni di una componente asfittica nel determinismo della morte. Si ricorda che l'asfissia da posizione, cioè la difficoltà di respirare del soggetto immobilizzato in posizione non consona, porta alla perdita di conoscenza nel giro di una decina di secondi. La sindrome di excited delirium, di cui era preda in quel momento Magherini, è considerata prima di tutto un'emergenza medica, per questo l'intervento delle forze dell'ordine dovrebbe avvenire contemporaneamente a quello sanitario, cosa che non accadde. La forza, inoltre, in questi casi, ricordano i periti, andrebbe ridotta al minimo. L'intossicazione acuta da cocaina, l'immobilizzazione da parte dei carabinieri, i tentativi di liberarsi dello stesso Magherini e la posizione prona in cui era tenuto sono tutti fattori che hanno contribuito al decesso, scrivono i consulenti. Tale stato si protrasse per almeno 20-25 minuti ed in questo periodo si determinò la componente asfittica. In tale condotta non può che ravvisarsi il mancato rispetto di norme cautelari, con ogni probabilità, ove si fosse ottemperato a facilitare l'attività respiratoria facendo assumere al soggetto la posizione superiore,
supina, la condizione asfittica non si sarebbe determinata. La sequenza drammatica di quell'arresto, oltre alle dichiarazioni di decine di testimoni, ricostruisce che passarono almeno 12 minuti prima che Magherini venisse soccorso. Aiuto! Nel video si sentono distintamente le sue grida d'aiuto e poi il silenzio. Sono 11 gli indagati per la morte dell'ex calciatore Viola, i 4 militari denunciati per omicidio preterintenzionale, 3 volontari della Croce Rossa, un medico, un infermiere e 2 operatori del 118, tutti accusati di omicidio colposo. «Sono 6 mesi che mio figlio aspetta una degna sepoltura», ha ricordato il padre Guido, rivolgendo un appello al ministro della giustizia. «A Riccardo è stata tolta ogni dignità, il suo corpo non è stato ancora restituito alla famiglia. Le chiedo, se si trattasse di suo figlio, lei cosa farebbe?» Dopo il successo della nazionale, domani torna il campionato, ci sono 2 anticipi eccellenti, Empoli-Roma e Juventus-Udinese. Oggi intanto il neo consiglio della Federcalcio, presieduto da Carlo Tavecchi, ha cominciato quel percorso di riforme per rinnovare il nostro calcio. Tanti buoni propositi e un percorso necessario che non può attendere. Il tempo del cambiamento è arrivato, la storia del nostro calcio sta per registrare una svolta all'insegna delle riforme. Il grande protagonista delle innovazioni è, nemmeno a dirlo, lo scatenato presidente Lotito, che ha avuto il mandato per studiare come si può risanare il nostro movimento. Lotito disegnerà in Consiglio federale il profilo del calcio del terzo millennio, attraverso una serie di riforme improcrastinabili, attraverso una sorta di cura dimagrante con cui privilegiare la qualità in campo. Punto primo il taglio dei campionati, con nuovi format per i tornei professionistici. La Serie A che passa da 20 a 18 squadre, la B che scende a 20 e la Lega Pro intorno alle 36-40 formazioni. Secondo il progetto Lotito, via anche alla liberalizzazione della multiproprietà dei club e possibilità per gli allenatori del doppio tesseramento nella stessa stagione. Nella rivoluzione copernicana del pallone le società dovranno svoltire gli organici. Basta con le rose ipertrofiche che hanno abbassato sensibilmente la cifra tecnica. Non più di 25 calciatori in rosa sul modello UEFA, con 8 provenienti dal vivaio per dare finalmente la giusta ribalta ai giovani italiani. È qui che il dente duole. Basta con l'abbondanza di semi sconosciuti dal nome esotico che arrivano dall'estero, favorendo anche operazioni economiche al posto degli investimenti nei settori giovanili. Questo è il concetto espresso dal presidente Tavecchio nei modi sbagliati che gli hanno creato tanti problemi in Italia, mettendolo anche sotto la lente di ingrandimento dell'UEFA. In questi giorni a Roma il presidente Platini, oltre a non escludere sanzioni nei confronti del neo numero uno del calcio italiano, ha posto l'accento sul problema scottante del razzismo da combattere senza abbassare la guardia. La nuova Federcalcio ha tanto lavoro da fare e tante responsabilità davanti all'opinione pubblica. Siamo solo all'inizio, ci saranno molte discussioni con le componenti tecniche dei calciatori e degli allenatori che cercheranno di far valere le loro ragioni. Ogni riforma richiede il 75% dei consensi all'interno del Consiglio federale. Naturalmente l'auspicio è che anche il CT Conte possa beneficiare di nuova linfa per il suo lavoro con la nazionale, cominciato bene ma che ha bisogno di sostegno e collaborazione, senza polemiche. E l'occhio di Conte è già proiettato sulla seconda giornata di campionato, che parte con lo sbarbato Zaza, uomo copertina del Sassuolo, all'esame San Siro contro l'Inter. Ma gli anticipi di domani propongono le due regine indiscusse, Roma e Juventus, pronte ad affrontare la prima salita della stagione con l'avvento della Champions. Garcia fa tappa ad Empoli prima di ricevere mercoledì all'Olimpico il CSKA di Mosca. Allegri contro l'Udinese deve gestire l'emergenza con le assenze eccellenti di Chiellini, Pirlo e Vidal, bilanciate in parte dalla presenza di Tevez, guarito ed in grado di scendere in campo. Martedì in Coppa arrivano gli svedesi del Malmo. Le immagini delle docce gelate contro la SLA hanno fatto il giro del mondo. Negli Stati Uniti hanno incassato più di 60 milioni di dollari e in Italia? Good luck. Sicuramente è stata accolta. La doccia ghiacciata è stata sicuramente ed è un momento di risveglio nei confronti dell'opinione pubblica rispetto alla sclerosi laterale amiotrofica, una patologia devastante non solo per chi ne è colpito ma soprattutto anche per la famiglia. Non deve essere uno spot fine a se stesso, deve essere un momento, un risveglio proprio che nella quotidianità riporti a chi ha fatto l'evento doccia
di ripeterselo mentalmente nella quotidianità, che questo gesto solidale, colmato e poi sfociato anche in una donazione, in tante donazioni, negli Stati Uniti sono arrivati quasi a 100 milioni di dollari, da noi in Italia quasi a 1 milione di euro. Se partire da un gioco vuol dire fare atti solidali, va bene. C'è molta emulazione, ma dall'emulazione nasce poi solidarietà e questo va bene. Ho fatto un figurone, vero? Credo che sia stata una cosa molto importante che ha intanto permesso di dare voce alla SLA come non avveniva da moltissimi anni. Di una malattia come la SLA si parla, ma non mai abbastanza e soprattutto non in modo così approfondito come si è riusciti a fare in questi giorni. Trovo anche molto sterili le polemiche che sono state fatte intorno a questa faccenda, perché in fondo tutte le raccolte fondi per malattie che vengono fatte in tutto il mondo nascono da fenomeni di spettacolo. Penso al Teleton, che è un fenomeno di spettacolo in origine. Ora è evidente che l'importante è che dallo spettacolo parta un appello che sia credibile, ma soprattutto che sia credibile tutto quello che a valle avverrà. Abbiamo imparato una lezione importante, che ci sono nuovi modi per raccogliere fondi che sfruttano i social networks in modo molto efficace, a costi sostanzialmente molto bassi. Anche questo è importante per chi raccoglie soldi: il costo basso della raccolta è un fattore importante, perché è evidente che a quel punto il raccolto va tutto destinato alla ricerca. Non credo fosse neanche nelle intenzioni di chi l'ha promossa quella di riuscire a modificare le cose. Certo è però che adesso di SLA si parla di più, di ricerca si parla di più, la comunicazione serve anche a questo. Vai! Clamore inaspettato, ma secondo me benvenuto, quindi io ritengo comunque che siano delle azioni di promozione di problemi, perché c'è bisogno nel dibattito pubblico di discutere di malattia, di scienza, di possibilità di guarigione, di terapie, cioè tutte cose che sono molto molto vicine poi alla vita concreta delle persone. 3, 2, 1, vai! No! No! Ecco, adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Eccoci qui al termine della riunione dell'Eurogruppo a Milano. Mario Draghi è tornato a ribadire che per far sì che tornino gli investimenti serve fare riforme strutturali più ambiziose. E riforme più ambiziose, questo e chiede appunto Mario Draghi, il presidente della BCE, e i paesi chiede dovranno affrontare le raccomandazioni specifiche in maniera determinata. Questo l'ha detto il presidente della BCE. Grazie per averci seguito. TG Cronache torna domani alle 14 con Raffaella Di Rosa.